loro devi dire ciao a tutti, Sì. io sono Ale, sono Certo, tornato, mi è ritornato con la serie è certo, è certo. Come parla tu? Ciao a tutti ragazzi, io sono Lorenza, sono la mamma di Ale. Sono qui per rispondere alle vostre, cercherò di rispondere alle vostre domande in maniera da mamma. Esaustivo. Sì, dai, spero, perché non è che proprio faccio la presentatrice di lavoro. Bene. Allora, ok. Allora, domanda per la mamma di Ale. E Ale ci ha detto che anni fa portava i capelli lunghi. Ora mi chiedo se a lei manchino i giorni in cui tutto era, tra virgolette, normale, senza sentir parlare di gender, di qua e di là. Allora, e vorrei chiedere anche se è a conoscenza dell'ambito LGBT. Allora, la parola normale già, per me tutto è normale anche adesso, nel senso che siamo dentro. Questa avventura, se così si può chiamare, normalità proprio. E no, non ero a conoscenza del. Del mondo LGBT. No, non ero a conoscenza. Grazie Beatrice. Oh. Allora un attimo, qui Toby ha fatto tre domande che però erano molto difficili da comprendere, quindi ci parlava Povera mamma. praticamente come io ho vissuto da piccolino l'idea di vedere due persone, per esempio omosessuali o non binario, baciarsi in televisione, solo che a quei tempi e Non ci si poneva questo. non ti No, facevano vedere, no. quindi non è mai successo che Ale No, si sia meravigliato, ma mi abbia chiesto spiegazioni o fatto domande. Mi dispiace, ma qui non posso niente. niente. Martina chiede: è stato facile per lei accettare la sessualità di Ale? Solitana. Sì, domanda per entrambi: cosa consiglia alle persone la cui sessualità non viene accettata dai genitori? Partiamo con la prima domanda, prima che. Allora, è stato facile accettare la sessualità di Ale? Sì, Sì. bella Non è solita. stato difficile, anche perché era una cosa che già era in. Non si notava Sì. nei gesti, nei comportamenti. Ecco. Posso dire già dal primo anno di vita. Quindi l'ho sempre assecondato. Allora, così rispondo già anche a qualcun altro. Quando Ale era nel mio pancione, e io dicevo a tutti: questo è un maschio e si chiamerà Alessandro. È un maschio, è un maschio, è un maschio, è un maschio. Io ho comprato il completino azzurro per andare a ritirarlo, per andare a portarlo a casa dall'ospedale. Dall'ospedale. Quindi ho preso un bel completino azzurro perché era. Quando è nato, Niente. niente, mi sono sbagliata. Adesso col senno di poi dico: non mi sono sbagliata. La mamma vede lontano, sente, sesto senso, non lo so. E infatti, quindi è così. L'altra domanda: cosa consiglia alle altre mamme? Allora, io non mi sento Per quelli che non accettano, penso, la non mi sessualità. sento né di giudicare né di colpevolizzare, di criticare, perché io non sono nessuno e ogni mamma ha il suo vissuto, le sue idee, le sue opinioni, però credo che in ogni caso un figlio vada accompagnato, assecondato, seguito, ascoltato, anche facendosi dare una mano da chi ne sa più di noi, quindi da uno L'abbiamo fatto anche psicologo, noi, non mi eh. vergogno, esatto, Non per non la le abbiamo sessualità, detto. però, peraltro. Quindi io consiglio, per quello che può essere ai genitori, di star sempre vicino ai figli, farsi aiutare, stargli vicino, non chiudere, non far finta di non vedere, di non capire, perché non è vero. Non è vero che un genitore dice: ah, oh, mi sono mai accorta, non è vero. State vicino ai vostri figli, aiutateli, perché poi non c'è niente di così. Boh, non so. Allora, domanda per mamma: hai mai partecipato al Gay Pride? No. Dico subito. Cosa ne pensi del Gay Pride in generale? Allora, Domandona, babà! Allora, aspetta apriamo una che vediamo se parentesi. riesco a farmi capire. Allora, in generale, in qualsiasi tipo di coppia, Genere, di di. genere, a me non piace l'esibizionismo. Ma ci parla anche di etero, cioè di tutti, come l'ha Sì, detto a me. assolutamente. Quindi mi piace il pudore personale, in ogni caso. Quindi c'è qualcosa nella coppia che va tenuta proprio nella coppia. Quindi proprio il pudore, certe cose proprio. Non mi piace l'esibizionismo, quindi in nessun Quindi, modo. conseguenza. Quindi. Basta.
penso di essere cioè, chiara. Anche perché sì, abbiamo detto che prima è una manifestazione che dovrebbe essere seria, invece poi esatto. Si è trasformata in altro. Esatto. Quindi non è che contro, purtroppo, non le piace l'esibizionismo. Esatto, in nessun senso. In nessun senso, non quindi, solo intra coppie che non sono. Esatto, quindi non posso dire di essere contraria. Niente. Cioè, insomma, spero di essere stata esaustiva. Ma comunque se io ti dicessi un giorno vado. Ecco, per intenderci, non è che c'è un problema di non. Nessun problema. Cosa ne pensa? Pensate. Delle madri che dicono per avere e morire. Aiuto. Povere mamme. Anche qui non posso permettermi di giudicare, cioè, però i problemi sono ben altri. Mamme, seguite i vostri figli, state con i vostri figli, appoggiateli. E che cosa vuol dire? Preferirei morire o preferirei che tu morissi? No. Appunto. Però dico una cosa, figli, anche noi genitori dobbiamo imparare. Appunto. Anche noi genitori, cioè tutte le persone fino alla fine dei propri giorni si può pretendere. Imparano. Quindi dico, figli, parlate. Se i vostri genitori lo sanno fare, noi genitori possiamo imparare da voi figli, non è che noi perché siamo genitori. Cioè, io ho imparato tantissime cose da Ale, imparo tutti i giorni e quindi voglio dire, cercate voi di parlare con i vostri genitori. Se non ce la fanno. Lo so che non è facile perché noi ci crediamo in cima al mondo perché noi vi abbiamo dato la vita, non è vero. Venite voi e dite, mamma, andiamo fuori a mangiare un gelato, andiamo a comprarci qualcosa da vestire e cercate l'occasione. Vedrete che i vostri genitori, se voi aprite il cuore e vi dimostrate più grandi di noi, più maturi di noi, è impossibile che noi teniamo giù una sera cinesca, non posso crederci. Quindi provate a fare voi il primo passo. Se anche qui proprio studiate, trovatevi un lavoro e rendetevi il prima possibile indipendenti e vogliatevi bene, perché è giusto che sia così. Com'è stato dover cambiare modo di chiamare? L'asterisco. Allora, quella è stata forse una delle cose più difficili, parlo sempre per me. Sì, perché dopo un bel po' di anni in cui è così, è difficile anche dare il maschile, è molto difficile. Anche se, per esempio, a me ha aiutato molto il fuori. Voi direte, ma è possibile? Perché quando io vado con Ale in giro, per suo figlio questa maglietta, per suo figlio, ma è suo figlio. Quindi è talmente così palese che questo, a differenza di quello che può sembrare, mi ha aiutato. A volte sbaglio e mi mangerei le mani, però penso che anche lui l'abbia capito, sia maturato, abbia capito che non è facile e che comunque la buona volontà ce l'ho messa. E al di là di lei, lui, insomma, l'affetto, l'amore che ci unisce, quello. Comunque il concetto e il rispetto, il concetto è passato. Esatto, quindi. No, anzi io sono stata... la domanda era appunto, hai avuto in qualche voce in capitolo il cambio del nome? Io sono molto felice perché ha praticamente utilizzato il nome che avevo scelto da sempre, quindi per me è stata una bella sorpresa e sono stata molto felice di questa cosa, quindi nessun problema, avrei potuto scegliere qualsiasi nome, ma così mi ha fatto felice, insomma. Il resto di familiari... L'hai accettato, beh. Allora, il mio di massima sì, dai... La nonna anche se ha una certa età. La nonna ce l'ha comunque capito il concetto. Il nonno non lo sa perché è troppo anziano, non capirebbe. E zie. Ma tanto noi non siamo particolarmente a contatto con loro. Però diciamo quelli con cui sono a contatto. Amiche, le altre zie sì. Sì, le amiche mie strettissime che chiaramente hanno vissuto con me e mi appoggiano, due. Di numero, però anche loro nessun problema, addirittura abbiamo io ho due figlie più piccole e anche loro poi per i bimbi piccoli è strepitoso, loro capiscono, bisogna spiegargli le cose, e sono molto orgogliose di Ale, vanno a scuola, raccontano Ale di qua, Ale di là, sì forse qualcuno non ha capito, però vabbè, insomma chi c'è, chi non c'è, chi se ne frega, vuol dire, no? Giusto, andiamo a guardare tutto. C'è qualcosa che non condivide delle scelte di Ale? No. Io perché non sono state scelte, sono più stati bisogni quelli che avevo. Sì. Non scelte. Ha chiesto se si ritrovasse nei miei panni quando io non ero dichiarato come Ale, cosa avrebbe fatto? Esattamente quello che hai fatto tu. Andrei da mia mamma, ne parlerei, gli direi un giorno come stanno le cose. Esattamente quello. Perché io penso sempre che il dialogo sia la soluzione a tutto. Anche se comunque noi siamo stati, cioè abbiamo avuto difficoltà
gli anni precedenti anche a parlare e adesso sto comunque riuscire ad avere questa confidenza. Sì, abbiamo avuto difficoltà anche perché insomma... Io parlavo proprio niente. Esatto. Non niente proprio. Io ho sempre cercato di preservarlo perché è stato un bimbo cagionevole. Nel suo mondo. E, no, l'ho sempre visto un bimbo da preservare, da difendere. E quindi ho sempre cercato di tenerlo fuori anche dai problemi familiari, sbagliando. Invece così non si è dimostrato, perché adesso si sta dimostrando a... Un attimo, 20 anni, quindi dai. Sì, eh beh, guarda, sono persone che neanche 40. No, sta pensando che sia stato l'ultimo. Niente, quindi sarà ecco, meglio. Io spero di aver risposto esaustivamente. Magari lo facciamo anche per i genitori che potrebbero vedere o così. Sì, certamente. E se avete voglia di chiedere o di qualcos'altro, noi siamo qua. Cip e ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti, al prossimo video.